Buon pomeriggio dalla sala conferenze stampa dello stadio Portelisa. Il campionato è alla sua sesta giornata e domenica la Lucchese affronterà la Clodiense. Ne parliamo con mister Pagliuca. Situazione infortunati, domenica penso saremo tutti. E c'è qualche problemino di recupero su qualche giocatore, però penso che si recuperi tutti gli effettivi per domenica. Logicamente sono stati 3 giorni che mi hanno fatto dormire poco, perché c'era qualche giocatore importante in questo momento, in alcuni ruoli determinanti, che ancora oggi non ha recuperato al 100%. Quindi. Senti, dunque mi pare si giochi sabato, salvo temporali, Massese, no noi, Abano, che è il primo scontro diretto, se vogliamo, da questo inizio del campionato. Ecco, ammesso che si giochi, ripeto, poi al di là del risultato, il risultato in qualche maniera può condizionare, tra virgolette, la partita della Lucchese il giorno dopo? Se questo succedeva a 7, 8, 10 domeniche dalla fine, penso sicuramente. Ora così, all'inizio del campionato, sarebbe stupido da parte nostra farti condizionare, anche perché non siamo sereni, perché la Massese si è fatto un conto che le prime 14 le vinca tutte, quindi. Mi sembra siamo noi la 15, però non sono sicuro. Ho detto 14, no, per dire che non è che siamo all'inizio, quindi anche se non ci si deve assolutamente far condizionare, però non penso nemmeno uno si ponga il problema, come se fosse stato viceversa, penso gli avversari non si sarebbero posti il problema, è talmente presto, talmente all'inizio. Due notizie sull'avversario, mister ce le dà? Avversario che gioca 4-3-3, che gioca un 4-3 abbastanza lineare, che cerca di giocare la palla sempre, e che questa settimana avrà visto, come tutti i nostri avversari, le nostre partite, perché siamo l'unica squadra in Italia che lascia le partite integrali su internet, e quindi avrà visto le nostre 6-7 partite ufficiali che abbiamo fatto, ha avuto la possibilità di studiarci, e questo, come può succedere a tutti i nostri avversari, sicuramente per noi non è un vantaggio eccezionale, però affrontiamo una buona squadra che davanti a un 95 che anche noi abbiamo, tra virgolette, trattato, Bonfa, sì, ti ricordi? È una squadra che cerca di giocare a calcio, e è organizzata, che ha un'organizzazione anche su una volta persa palla, quindi a mio avviso è una partita dove la Lucchese deve avere il migliore atteggiamento possibile, deve avere coraggio e serenità nel giocare. Tutto questo lo deve fare con gioia e armonia e piacere di giocare al Portelisa. Che mi sposto. Diego. Senti mister, a parte che hai detto che non hai dormito la notte, comunque che settimana è stata questa? No, è stata una settimana dove la scuola si è andata bene, dove non ci sono state polemiche di nessun tipo, quindi è scivolata via. E no, ho fatto la battuta di anzi che non ho dormito la notte, perché c'erano 2 o 3 giocatori che in ruoli determinanti che non stavano al 100%, però si conta di recuperarli tutti per domenica, dai, questo è l'importante. Questa è una settimana che arriva dopo 3 vittorie, quindi sicuramente piacevole, spero che ci siano tantissime settimane così. Il famoso piano B, no? Che un allenatore di solito ha sempre,
facciamo gli scongiuri, non succede. Mettiamo che Caboni per domenica, uno come Caboni possa essere non della partita. Il piano B qual è? Si gioca Pecchioli davanti e lo sicco trequartista. È la cosa. Sì, no, ma è giusto. È una cosa. Non è una cosa di questa settimana. Potrebbe accadere con questa rosa che uno degli attaccanti attuali per motivi X, non stiamo a dire quali, non c'è, punto. Quindi giocherebbe Pecchioli davanti, a meno che non si decida di cambiare, però succedendo una cosa così all'ultimo momento non andrei a stravolgere sicuramente il modo di giocare. Occhianese, trequartista, che è uno che lo può ricoprire benissimo. Succedesse a inizio settimana, si potrebbe anche valutare di cambiare qualcosa sul campo. E a proposito appunto di questa carenza che ormai è diventata, no, insomma, anche stucchevole parlarne, però hai qualche notizia in merito di eventuali nuovi arrivi? No, perché assolutamente non mi sono voluto minimamente interessare a questa cosa, anche perché dobbiamo pensare alla Clodianze, che è veramente per noi una partita determinante, è la partita più importante da dopo che sono a Lucca, è così. Anche perché alla luce dello scontro diretto comunque vada a finire, insomma, poi recupera, dare continuità è importante. È importante anche perché nelle piazze dove sono stato precedentemente, bene o male, dal mercoledì la partita precedente non lascia grossi strascici, no? Non lascia. Mentre a Lucca la partita precedente, se positiva, ti dà entusiasmo, se non meno positiva ti porta quella pressione che noi non vogliamo, e per questo motivo è uno dei motivi sulla quale, per la quale cercheremo di a tutti i costi di vincere la partita. Scusa, una domanda che ho visto in settimana. Hai provato lo sicco nel ruolo di mediano e il gioco mi è sembrato più veloce, più snello, più... No, ho provato lo sicco come ho provato tutte le settimane, a volte interna, a volte tre quarti, a volte davanti alla difesa. Sicuramente sono quattro giocatori in mezzo al campo che sono a mio avviso tutti forti, veramente forti, quindi a volte ci sarà qualcuno che dovrà recuperare. Lo Sicco ha giocato all'inizio dove, mancando Chianese, se no non avrebbe neanche giocato, perché non era in una condizione eccezionale, quindi il vero Lo Sicco, io che lo conosco, non si è ancora visto a Lucca. Però ecco, sono tutti e quattro giocatori importanti, anzi penso che è in questo momento per noi è un punto di forza avere quattro giocatori così. Senti, come mai ieri non sei andato a vendemmiare? Perché era lavoro ieri mattina. No, ieri mattina. Poi erano dei ragazzi che hanno momento di svago per i ragazzi. Hanno vendemmiato? No, perché non è facile vendemmiare. Qualcuno pensa che stare chinati con le forbicine, no. Non bisogna tagliare, no, che non bisogna buttare via nulla, no, perché insomma chi fa il vino lo sa benissimo. Tornando invece a Bomba, ecco, ora il calendario, quello giustamente bisogna guardare la partita più vicina, però mi pare ci sia, possa essere questo il momento, domenica, chiaramente con tutte le precauzioni del caso, poi a Camaiore è il momento per recuperare, per avvicinarsi, sì, oppure insomma... Guardiamo una partita alla volta, ora concentriamoci sulla Clodianze, che per noi è troppo importante la partita di domenica, quindi dobbiamo trovare una Lucchese con l'atteggiamento giusto, con grande coraggio, con grande umiltà, con quella fame vera di vincere, con quella fame vera di essere protagonista in questo campionato. Beh. A posto. Ringraziamo Mister Pagliuca, ringraziamo voi per averci seguito e passo la linea allo studio.